John Nash era una delle menti più brillanti della sua generazione. Benvenuti a Princeton. Chi di voi sarà il prossimo Einstein? Trovare un'idea davvero originale. È l'unico modo per potermi distinguere, l'unico modo per poter essere importante. Vedeva il mondo. Dov'è Nash? Fuori, a cercare la sua idea originale. Come nessun altro poteva immaginare. È uno schiaffo a 150 anni di teorie. Congratulazioni, John, è l'obiettivo più alto che potessi raggiungere. Prodotto da Brian Grazer, per la regia di Ron Howard. Mi domandavo, professor Nash, se potessi invitarla a cena. Perché lei mangia, vero? Quanto è grande l'universo? È infinito. Come fa a saperlo con certezza? Non lo so, ci credo e basta. È la stessa cosa con l'amore, penso. Il talento straordinario. Cosa posso fare per il Dipartimento della Difesa? Che fece di lui un genio. Lei ha il più grande talento naturale nel decifrare codici che io abbia mai visto. Ha reso al suo paese un grande servizio. Avrebbe spinto la sua mente. Sali! Ma che cos'hai? Oltre ogni limite. Qualcuno mi aiuti! John, apri la porta, parla! Che cosa è successo, dimmi? Non è mai successo. Non è questo che mi avevate chiesto di fare. Io non me ne vado! Basta! Non ne esci coraggiosamente. Perché no? Perché non posso? Io ho bisogno di credere che qualcosa di straordinario sia possibile. Universal Pictures, DreamWorks Pictures e Imagine Entertainment presentano Tu devi aiutarmi. Il viaggio che portò un uomo alla più grande delle scoperte. Vuoi sapere che cosa è reale? Questo è reale. Il premio Oscar a Russell Crowe. Il candidato all'Oscar Ed Harris. E Jennifer Connelly. Forse è bello avere una grande intelligenza, ma il dono più importante è scoprire un grande cuore. A Beautiful Mind.